siderurgia bresciana è l'inventrice, diciamo, della siderurgia elettrica internazionale, perché il forno elettrico è nato in Italia con Stassano ed è stato sviluppato proprio dai bresciani. E dai bresciani perché c'è comunque tutta una cultura della trasformazione del ferro, con le miniere della Val Camonica e della Val Trompia, i magli. L'acciaio veniva prodotto esclusivamente da ciclo integrale, quindi più o meno quello che è l'alto forno di adesso. Non esisteva il forno elettrico, mentre invece i bresciani hanno cominciato prima a prendere questi manufatti in ferro, quindi queste rotaie, a riscaldarle in un forno e poi laminarle e trasformarle in tondino per l'Italia, che era in fase di ricostruzione. Il tondino cemento armato bresciano ha messo in crisi l'industria siderurgica tedesca, perché comunque si riusciva a produrre un acciaio di buona qualità a costi bassissimi, inventando appunto le mini mill, perché se voi prendete una grande acciaieria a ciclo integrale è una città, mentre invece un'acciaieria elettrica si sviluppa in due capannoni, tre capannoni. Ricordo la prima volta che sono venuto in reparto, mi hanno offerto il caffè alle 7 del mattino prendendo una cassa di acciaio dal forno, quindi con una scodella si prendeva acciaio e scoria, si metteva fuori, si metteva sopra la moca, in 30 secondi bolliva e aveva il caffè pronto. Mi mettevo a scommettere con loro su quella che era l'analisi dell'acciaio alla fine della fusione, loro non ne sbagliavano una, io lo sbagliavo tutte. Perché? Perché riuscivano a valutare il tenore di carbonio dell'acciaio guardando quelle che erano le gocce di acciaio che venivano proiettate, come volavano, che tipo di forma avevano, riuscivano a determinare l'analisi dell'acciaio. Ori Martin nasce verso la fine degli anni 30, si sviluppa nel dopoguerra per arrivare, diciamo, a trasformarsi nell'acciaieria di adesso. Nel 2017 mi occupo di ricerca e sviluppo, si è sempre fatta innovazione, si è sempre fatta ricerca, solo che non si è abituati a chiamarla ricerca e sviluppo. Un'acciaieria come un laminatoio sono dei laboratori in continua evoluzione. A metà degli anni 90 De Miranda e Magri hanno deciso di cambiare la tipologia di prodotto e spostarsi da quella che era la produzione di acciaio a cemento armato verso la produzione di acciai di qualità. All'interno dell'acciaieria, diciamo, io ho avuto la fortuna di vivere in prima persona tutta la trasformazione. Noi abbiamo in corso un progetto di ricerca finanziato dal Ministero, dal MISE e dalla Regione Lombardia, che si chiama proprio Acciaio 4.0. Siamo noi, un partner tecnologico che è Tenova, mirato proprio all'inserimento della tecnologia di Industria 4.0, quindi tutta quella tecnologia che riguarda il digitale all'interno di tutti i reparti produttivi. Questo cosa ha portato? Ha portato ad inserire robot, a inserire tablet in quelle che erano lavorazioni prettamente manuali o sotto il controllo dell'uomo. Abbiamo introdotto, lavorando anche con l'università e con il nostro partner tecnologico, i tablet per la classifica del rottame. Adesso abbiamo introdotto un sistema di supporto alla classificazione, quindi la tecnologia ha aiutato, non ha tolto delle persone, ha supportato le persone nel loro lavoro, nel renderlo meno difficile, meno problematico, risolvendo qualche problema. Altre cose, diciamo, nell'ambito ambientale che noi abbiamo, siamo stati la prima acciaieria europea ad avere il recupero termico sui fumi del forno elettrico. I fumi che escono da questo processo di fusione sono dei fumi che sono a 1200-1300 gradi. Quindi abbiamo messo con il nostro partner tecnologico, che è sempre Tenova, un sistema di recupero di questo calore, quindi c'è una vera e propria caldaia che prende questo calore, lo trasforma in vapore. Questo vapore poi ha due utilizzi: nel periodo invernale siamo collegati alla 2A e quindi cediamo calore alla municipalizzata per riscaldare le case. Quindi abbiamo una turbina a ciclo Rankin, anche quella abbastanza innovativa, mai messa nel settore siderurgico, per produrre energia elettrica, e quindi produciamo circa 1,2 megawatt di energia elettrica. Ori Martin è una acciaieria che è immersa nella città, ormai fa parte della cinta cittadina, e quindi lì dobbiamo stare particolarmente attenti a quelle che sono le interazioni con l'ambiente esterno, quindi emissioni, rumore, sono tutte condizioni che da noi hanno un'importanza che determina il processo di produzione, quindi siamo molto attenti come
alle politiche ambientali.